Uno dei misteri più affascinanti e dibattuti, lo sappiamo bene, è quello degli UFO, che divide il pubblico tra coloro che credono che si tratti di visitatori extraterrestri e chi non lo crede. Tra i credenti poi c'è chi guarda anche un altro totem, il Freedom of Information Act, cioè più brevemente il FOIA, cioè la legge americana sulla libertà di informazione varata nel 1966. Grazie a questa normativa, tutta la verità su qualsiasi evento più o meno insolito sarebbe diventata finalmente accessibile. Ma è davvero così? Gli studiosi di storia e di politologia, ma anche molti ufologi, non ne sono tanto convinti. Che cos'è dunque questo FOIA? Che cosa consente di scoprire sul serio? E che cosa invece continua a essere celato malgrado queste norme? È quello che cercheremo oggi di capire insieme a Strane Storie. I documenti segreti sugli UFO finalmente svelati. Alieni, la rivelazione del secolo. Gli extraterrestri sono tra noi. Ecco i documenti FOIA che lo dimostrano. Quante volte coloro che si interessano del fenomeno UFO hanno sentito strillare titoli di questo tipo da certi video o post molto entusiasti, secondo i quali finalmente una legge americana costringeva le autorità a rilasciare documenti segretissimi. Tante. E quante volte dopo queste dichiarazioni sono seguiti i fatti, cioè delle prove concrete capaci di dimostrare come queste rivelazioni fossero autentiche? Praticamente mai. Perché succede? Proviamo a capire meglio che cos'è il Freedom of Information Act, cioè la legge federale degli Stati Uniti sulla libertà di informazione, la cui sigla FOIA è ormai diventata sinonimo di procedura di accesso ai dati delle amministrazioni pubbliche di qualunque paese, compreso il nostro. Dal 1966, anno in cui la norma è diventata legge negli Stati Uniti, questo strumento consente l'accesso ai documenti segreti dell'amministrazione americana, o definisce quali documenti possono essere rivelati totalmente o parzialmente e quali invece non possono essere fatti circolare mai, se non in un futuro lontano da determinare senza una data precisa. Chi ha scritto questa legge, di cui la Electronic Frontier Foundation ha riassunto la storia nel link che trovate nella descrizione, aveva in mente due principi: la trasparenza dell'amministrazione e la facilità d'accesso ai documenti da parte di giornalisti, studiosi e ricercatori. In Italia, d'altro canto, da qualche anno non è più necessario dimostrare un interesse specifico e diretto per avere accesso ai documenti della pubblica amministrazione, che dunque devono essere messi a disposizione del pubblico, tranne nel caso in cui la loro divulgazione non sia espressamente vietata. Nella competenza del FOIA americano ricadono di fatto tutti i documenti raccolti dai vari uffici della pubblica amministrazione, compresi quelli da sempre oggetto di sospetti di ogni genere, come quelli dell'FBI e della CIA. Certo, buona parte dei documenti è composta da normalissimi atti burocratici, moduli e altre carte tipiche di qualunque ufficio. Un'altra parte poi contiene informative di natura varia che non necessariamente sono segrete. Ma è la parte rimanente di questi documenti che ci interessa, perché costituisce il cuore degli archivi e in particolare ci interessano quelli riguardanti gli UFO. Come vedremo, ci sono alcuni appassionati di UFO che trattano questi documenti come se fossero delle mappe del tesoro. Ma sono giustificate le loro aspettative? Esce martedì La meraviglia del tutto, il libro postumo scritto da Piero Angela con Massimo Polidoro. Ora vorrei dire anche io quello che penso, le domande che mi pongo, le cose che ho compreso. In uscita martedì La meraviglia del tutto, il libro postumo scritto da Piero Angela a quattro mani con Massimo Polidoro. Ce ne parla Giovanni Battista Tomassini. La scienza è la forma più alta di buon senso.
Mi telefona Piero Angela un giorno e mi dice: dobbiamo fare un discorso, vorrei scrivere un libro, per quando non ci sarò più, in cui condividere non tanto quello che ho raccolto da scienziati e ricercatori per tutta la vita, ma per una volta dire quello che ho capito io. Massimo Polidoro e Angela cominciano così a incontrarsi periodicamente e dalle loro conversazioni nasce La meraviglia del tutto. Questo libro è una sorta di rapsodia del pensiero di suo padre. Che emozione è stato leggerlo? Quello che mi ha colpito, soprattutto in questo libro rispetto anche a tanti altri, è quanto sia scorrevole. Si passa da un argomento all'altro come se si fosse trascinati dolcemente da una corrente. È un libro che parla di scienza, ma di tutto, ma senza quei tecnicismi tipici degli scienziati, dei ricercatori. È una chiacchierata. E avere questo libro è come avere Piero accanto che ti racconta le cose, diciamo, off records, no? Dietro le quinte di tutto. Tantissimi gli argomenti trattati, quali i principali? Si parte proprio dall'origine di tutto, del cosmo, dell'uomo, ma si arriva a parlare della vita di tutti i giorni, dell'amore, della psicologia, delle nostre scelte che facciamo, fino alle domande sul futuro, no? Che cosa sarà di noi? Buonasera. Voi che siete parte di questo mondo che apprezza la razionalità, datemi da fare, perché noi abbiamo fatto il nostro lavoro, fatelo anche voi. Quando una persona non c'è più vorresti rincontrarla e noi l'abbiamo rincontrata con questo libro. A presto. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e vi do il bentornato a questa nostra stagione così ricca di strane storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Quello che avete appena visto è il servizio del TG3 con cui nei giorni scorsi si è dato l'annuncio del nuovo libro di Piero Angela, La meraviglia del tutto. L'ultimo suo libro che ho avuto l'onore di scrivere insieme a lui, che è ormai in tutte le librerie. Poi vi segnalo che martedì 13 febbraio inizierò il mio giro di presentazioni. Alle 18 del 13 febbraio, appunto, sarò alla libreria Rizzoli, in Galleria Vittorio Emanuele, a Milano. 20 febbraio alle 18.30 sarò alla libreria Giunti Odeon di Firenze. Poi verrò anche in altre città, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Perugia, Ragusa, Torino e tante tante altre. Sul mio avviso ai naviganti, la mia newsletter, trovate tutte le informazioni. Se ancora non la ricevete, qui sotto in descrizione c'è il link con cui vi potete iscrivere. E sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, trovate anche dietro le quinte le anticipazioni che riguardano sia il libro ma anche tutti gli altri miei progetti. Quindi se vi piacciono strane storie, il podcast ai confini, tutto quello che condivido qui e sugli altri social gratuitamente per tutti quanti, vi invito a venire su Patreon. Ci aiuterete a realizzare questi e altri progetti e naturalmente avrete anche accesso a centinaia di contenuti esclusivi che si trovano proprio sull'isola. Ma ne parleremo dopo. Adesso torniamo a occuparci dei segreti degli archivi dei governi e delle speranze che nascono dalla loro declassificazione. Se c'è un argomento tra quelli misteriosi da sempre al centro delle discussioni sul libero accesso ai documenti riservati delle autorità pubbliche, ebbene, quello è proprio la controversia che circonda il fenomeno UFO. E a pensarci bene è quasi naturale che sia così. Il mistero dei dischi volanti, lo sappiamo bene ormai, nasce alla fine del giugno del 1947 in America. Subito migliaia di persone cominciano a raccontare di averli visti nel cielo, addirittura di averli visti precipitare a terra. Ecco allora che nel giro di una settimana l'FBI, l'aviazione dell'esercito e molti altri organismi pubblici cominciano a interessarsi della cosa. Raccolgono gli avvistamenti, si scambiano pareri, iniziano a interrogare i testimoni in maniera per nulla coordinata, senza sapere bene nemmeno che cosa stanno cercando. Ma lo fanno per un motivo preciso. Quelle cose che la gente e anche tanti piloti dicono di avere visto non sembrano uno scherzo. Potrebbero essere qualcosa di interessante,
o di molto pericoloso per la sicurezza nazionale, magari nuovi tipi di aerei o di missili lanciati da chissà chi. È in questo modo piuttosto confusionario, è il caso di dirlo, che le macchine da scrivere e le tele scriventi di aeroporti militari, uffici dell'FBI, stazioni di polizia e anche quelle delle segreterie dei responsabili politici e degli alti gradi delle forze armate si mettono in moto. Da lì a pochi mesi l'aviazione militare degli Stati Uniti prenderà una decisione fondamentale per la storia dell'ufologia e anche per il futuro delle ricerche d'archivio su questo argomento. Creerà un vero e proprio organismo centralizzato per la raccolta e l'analisi degli avvistamenti che all'inizio si chiamerà Project Sign, cioè Progetto Segno. E dopo un po' diventerà il Project Blue Book, ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato in un altro episodio a cui vi rimando. Progetto che andrà avanti per 22 anni, cioè fino alla fine del 1969, un periodo piuttosto lungo dunque. Durante quei 22 anni, miriadi di ufologi americani tempestavano di richieste di accesso ai documenti tutti gli uffici dei responsabili, no, di questi progetti. Fateceli vedere, vogliamo vedere questo e quello. Però il progetto era ancora in corso e la gran parte del materiale era coperta da riservatezza. Chi lo sa cosa poteva esserci lì in mezzo? Magari segreti militari scoperti per caso? Bisognava andarci con i piedi di piombo. E in più, mentre gli appassionati e il pubblico pensavano che il Blue Book disponesse di mezzi di ogni genere, che squadre di investigatori si precipitavano in ogni angolo degli Stati Uniti ogni volta che c'era un avvistamento che andava sui giornali, nella realtà lo staff e i fondi a disposizione erano veramente minimi. Il gruppo era comandato da un ufficiale subalterno. Considerato il clima generale che c'era, no, di entusiasmo per questo argomento nell'America di quegli anni, in una certa misura è comprensibile che sul vero contenuto dei documenti che il progetto Blue Book stava accumulando, iniziassero a sorgere dei sospetti. Che cosa dicevano sul serio quelle carte conservate nella base aerea Wright-Patterson di Dayton, nell'Ohio? Ogni tanto il Blue Book emetteva dei comunicati su come andavano, insomma, le ricerche relativamente alle segnalazioni. A dirla tutta erano abbastanza scialbi, molto burocratici, freddi. Davano l'impressione che gli addetti a quel compito, anzi, non avessero tanta voglia di raccontare al pubblico che cosa stavano facendo veramente. Alla fine del 1969, come dicevamo, il progetto Blue Book viene chiuso tra mille polemiche e recriminazioni da parte degli ufologi. Non soltanto l'aeronautica americana aveva concluso che, a parte qualche caso che non si era riuscito a spiegare perché non c'era stata la possibilità di andare a fondo, non esistevano prove solide di un qualche fenomeno sconosciuto, ma le tonnellate di documenti raccolti rimanevano molto difficilmente accessibili al pubblico. Ebbene, in realtà possiamo considerare il Blue Book un buon esempio degli effetti positivi della normativa sulla libertà di informazione, perché dopo la chiusura, anche se molto a rilento, si mise in moto un processo virtuoso dalle conseguenze interessanti sia per gli appassionati sia per l'opinione pubblica e anche per gli storici, naturalmente. Viene stabilito che tutto il materiale sugli UFO deve essere raccolto presso una base aerea, la base aerea di Maxwell nell'Alabama, dove si trovano gli archivi storici dell'aeronautica militare americana. Servono 6 anni, ma alla fine, nel 1976, tutto quanto viene declassificato in blocco e tutto viene messo a disposizione del pubblico. E allora ci chiediamo che cosa c'era dentro quei documenti. Tante cose interessanti sotto diversi profili, no? 13.000 eventi raccolti, anche con qualche episodio che lascia ancora perplessi, ma anche documenti che dimostravano la mediocrità delle indagini condotte in tante occasioni, i piccoli contrasti, le divergenze di opinione tra i militari circa le cause degli avvistamenti, insomma c'era un po' di tutto e tutto quanto a disposizione per essere esaminato senza troppo facili ironie. E oggi? Beh, oggi tutto quel materiale è disponibile online, trovate in descrizione il link, se volete fare un tuffo nelle indagini UFO americane di quegli anni è lì che vi aspetta. E quindi? Tutto chiaro, tutto limpido? Neanche per sogno. Perché purtroppo, e non soltanto nella faccenda degli UFO, ogni volta che qualche organismo pubblico rilascia dei documenti, ecco che scatta qualcosa nella mente di molti e subito si immagina il complotto. Se li esaminiamo con attenzione, i documenti del progetto Blue Book testimoniano che
sia pure tra varie perplessità. I militari americani, in 22 anni di interesse per la questione, non avevano trovato negli avvistamenti UFO l'evidenza di nessun fenomeno straordinario, tantomeno prove di visite aliene. E allora? E allora ecco le accuse, le recriminazioni, i complottismi. Non sono quelli i veri archivi segreti. Ci hanno dato soltanto le briciole. I documenti esplosivi sono altri, ma non ce li fanno vedere. È un meccanismo classico, però molto pericoloso. Perché ragionando in questo modo, prima di tutto si trascurano le tante questioni importanti, magari anche i dubbi che possono emergere dai documenti legittimi, no? Quelli davvero provenienti da archivi certificati. E poi a volte c'è una conseguenza ancora peggiore, cioè la convinzione di una parte del pubblico che negli archivi militari si nasconda la verità sulle astronavi aliene, magari precipitate con i loro equipaggi. Ecco, questa convinzione può spingere alcuni a creare dei falsi documenti segreti e quindi intorbidire le acque. Ed è già successo tante volte. Quando? Beh, per esempio, con il falso comitato segreto noto come Majestic 12. Una storia incredibile che merita di essere meglio conosciuta. Nel dicembre del 1984, un produttore televisivo americano, tale Jamie Shandera, che già collaborava con diversi ufologi, in particolare con un personaggio molto particolare, William Moore, riceve una bobina di pellicola che riproduce le immagini di un documento all'apparenza rivoluzionario. Era una presunta informativa datata 18 novembre 1952, destinata al presidente eletto del tempo, il generale Dwight Eisenhower. Sembrava essere stato redatto questo documento da un alto ufficiale della Marina militare, l'ammiraglio Roscoe Hillenkoetter. Il testo era una sintesi delle conclusioni raggiunte nel corso dei 5 anni precedenti da 12 misteriosi scienziati, da qui il nome Majestic 12, cioè Majestic 12, che avevano esaminato il famigerato e mitico disco volante che sarebbe caduto a Roswell, oltre ai 4 cadaveri che sarebbero stati rinvenuti a bordo. Si trattava di alieni che i membri del gruppo avrebbero poi chiamato EBE, cioè Extraterrestrial Biological Entities. Per rafforzare il quadro, poco tempo dopo, Shandera e, guarda caso, l'ufologo William Moore avevano ricevuto una serie di messaggi anonimi che li avrebbero condotti a scoprire nei National Archives di Washington un altro documento collegato al gruppo Majestic 12. Incredibile, vero? Beh, a questo punto due indizi non fanno forse una prova. Lo studioso Philip Klass, che è un tantino più sospettoso di queste cose, scopre molto in fretta che la firma che si trova su questo documento, che era stato piazzato in bella vista in uno scaffale nei National Archives perché i due lo ritrovassero, era la copia identica al millimetro proprio della firma che era stata apposta dal presidente su un altro documento, questa volta legittimo, un documento quindi davvero firmato dal presidente, ma che ovviamente non c'entrava niente con gli UFO. Qualcuno semplicemente aveva ritagliato la firma, incollata, fotocopiata e creato il falso. Poi Klass si rende conto anche di un'altra cosa, cioè le modalità di scrittura, no? Lo stile, il modo di scrivere di questo pseudo documento erano un po' particolari, un po' insolite. Però pensate che strano, erano molto simili, si sovrapponevano quasi in certe espressioni verbali a quelle che ricorrevano negli scritti e nella corrispondenza di un ufologo. Indovinate chi? William Moore. Ebbene sì, tutti gli esperti che hanno studiato il caso ormai ritengono che parte di questa impostura legata all'inesistente Majestic 12 sia stata opera proprio dello stesso Moore. A ogni modo, come in altre occasioni, l'FBI si attiva per cercare di capire se almeno qualcuno dei presunti documenti proveniva da fonti legittime. Il Servizio Indagini Speciali dell'Aeronautica, l'AFOSI, arrivò alla conclusione che non c'era nessuna traccia di comitati che in qualche modo potevano avere attinenza con le attività che erano descritte in quei due falsi documenti. Sia la FOSI sia l'FBI dichiararono che quei documenti erano del tutto fasulli, come dire che per certi ufologi se i documenti non ci sono negli archivi quando vengono desecretati, beh allora tanto vale inventarseli. È una storia che ci dice molte cose, ci parla di un'ingenuità estrema, voler essere molto generosi, ma se vogliamo ampliare lo sguardo ci fornisce una lezione anche importante. Se davvero vogliamo parlare di archivi e di documenti del passato,
Come abbiamo visto, i falsi del Majestic 12 non erano documenti realmente presenti in un archivio storico, conservati, classificati in modo corretto, provenienti da fonti sicure, no. Uno era arrivato a casa di un produttore cinematografico in modo anonimo, l'altro era stato infilato appositamente in una cartelletta e ne era stato guidato il ritrovamento attraverso alcune lettere anonime. Ma era come un corpo estraneo, come trovare una ricetta per la pasta al forno in un faldone che contiene le istruzioni per la costruzione di un carburatore da camion. Non c'entrava niente. E dunque si trattava di due documenti privi di riferimenti e degli estremi di collocazione archivistica. Mostravano poi molti elementi dubbi per come erano redatti, nello stile e così via. La ricerca autentica tra le fonti archivistiche e la loro analisi non ha niente a che vedere con questo modo di fare. Un archivista professionista avrebbe capito subito che quelle fonti puzzavano di bruciato lontano un miglio. Esattamente come è successo con i presunti documenti sull'UFO del Duce, lo ricordate, quell'altra bufala di cui ci siamo occupati in un video a cui vi rimando. Insomma, il falso ufologico del Majestic 12 ci ricorda in modo chiaro una cosa: da sempre vengono prodotti pseudo documenti di ogni genere per motivi di ogni tipo. A volte sono fatti in maniera approssimativa, a volte sono quasi impossibili da distinguere da quelli legittimi, ma di solito hanno una caratteristica in comune. Pretendono di raccontare verità, dettagli o fatti nuovi che cambierebbero il quadro di tutte le cose che sappiamo, magari su una guerra, su un personaggio politico, oppure sull'intero universo, come nel caso dei falsi ufologici. Alla fin fine vale ancora il classico modo di dire: se qualcosa è troppo bello per essere vero, quasi sicuramente non è vero. Vista la controversa situazione tra gli UFO, possiamo essere sicuri che in altri ambiti sia tutto così più semplice? E proviamo per un momento a lasciare da parte i misteri del cielo e mettiamo di nuovo i piedi a terra e vediamo che cosa succede. Dopo questa carrellata negli affollati cieli terrestri, torniamo dunque sulla Terra. Eh sì, perché non sono mica solo gli ufologi a sentire il bisogno di ricorrere al FOIA per vedere esaudite le proprie preghiere. C'è anche un'altra categoria di persone che per parecchio tempo è stata considerata aliena, diciamo così, e che ricorrendo al Freedom of Information Act ha richiesto della documentazione che la riguardava. Sto parlando della comunità formata, pensate un po', dagli artisti della scena rock e folk alternativa statunitense. Perché tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 70, ma anche oltre in qualche caso, sono stati numerosissimi cantanti e gruppi musicali tenuti d'occhio dalla polizia federale e dai servizi segreti. Per quale motivo? Beh, le motivazioni sono tante, ma nel caso dell'FBI, che all'epoca era guidato da J. Edgar Hoover, ci sono due paure che le racchiudono tutte quante: la lotta a qualsiasi cosa puzzasse anche solo da lontano di simpatie per il comunismo e una smania di controllo sociale che andava ben oltre le necessità dell'ordine pubblico. Sono stati tantissimi i musicisti presi di mira dalle agenzie: Woody Guthrie, John Lennon, Pete Seeger, Phil Ox, passando per i Fugs, i Grateful Dead e tanti altri. Però c'è un'autrice, un cantante, che vogliamo prendere a emblema di questa moderna caccia alle streghe, possiamo davvero dire. Si tratta di Joan Baez, che esordisce 19enne nel 1959 al Newport Folk Festival, dopo alcune esibizioni a carattere locale, e tra le sue ispirazioni dichiarate ci sono proprio il cantante Phil Ox e il pastore protestante Martin Luther King. Il successo di quel festival sarebbe pronto ad aprirle le porte di una potente casa discografica, la Columbia, ma Baez preferisce firmare per una piccola etichetta indipendente, la Vanguard, più vicina alle corde della folk singer. Poco dopo, nel 1961, Joan Baez inizia una lunga tournée che la porta negli Stati del Sud e la fa entrare a contatto diretto con il razzismo più conclamato e becero. Il pubblico è composto di soli bianchi e vige ancora la proibizione di suonare con musicisti neri. Per il concerto di Tuscaloosa in Alabama, Baez pone come condizione quella di avere un pubblico interrazziale, un comportamento degno del mio mentore James Randi, che ho raccontato nel mio libro geniale. Qualcuno di voi se lo ricorderà, quando si è rifiutato di esibirsi per teatri dove vigeva la segregazione razziale. Randi, esasperato, aveva finito per abbandonare quel tour, però era stato risarcito dagli impresari che, mentendo,
gli avevano garantito che il pubblico non sarebbe stato segregato. A Joan Baez invece è andata peggio. Il suo coinvolgimento nella campagna per i diritti civili l'ha portata dritta in prigione per la prima volta nel 1963, quando ha partecipato a una manifestazione non autorizzata. Però è solo il primo esempio in cui Joan Baez decide di esporsi per difendere i diritti civili. Il 15 aprile 1964, con una lettera aperta, l'artista rende pubblico il suo rifiuto di pagare il 60% delle tasse, cioè la quota destinata alla spesa militare. Nel 1966 arriva anche in Italia, dove si esibisce a Roma, a Milano, e però viene contestata dai gruppi marxisti-leninisti che, nonostante il suo impegno civile, la consideravano una borghese yankee, non meritevole di essere considerata una degna compagna di strada. Nel frattempo conosce Gianni Morandi e interpreta e addirittura incide C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, un brano che tutto sommato innocuo, che però la lungimiranza della Rai dell'epoca fa censurare perché è ritenuto polemico con un governo amico, quello americano, visto che raccontava di un ragazzo che amava la musica ma finisce per morire ucciso nella guerra del Vietnam. D'altra parte, appena un anno dopo, la RAI censurerà per blasfemia il brano scritto da Francesco Guccini e che ha contribuito a rendere celebri i Nomadi, Dio è morto, che invece, pensate un po', sarà regolarmente trasmesso dalla Radio Vaticana. Ma torniamo a Joan Baez e alle sue traversie. Come dicevamo, sia la CIA sia l'FBI raccoglievano informazioni sui cantanti sospettati di sedizioni o incitamento alla rivolta o all'aperta violazione delle leggi, oppure sospettati di incarnare un modello di vita e di comportamento che non era in linea con l'American Way of Life, almeno come la intendevano certi politicanti. Joan Baez non fa eccezione, i due organi condividono le attenzioni verso di lei, l'FBI la controlla negli Stati Uniti all'interno dei confini, la CIA invece ne verifica incontri e spostamenti all'estero. Baez si accorge di persona di questo controllo durante una tournée in Estremo Oriente, quello del 66-67. Per facilitare le comunicazioni le viene affiancato un traduttore ufficiale, Ichiro Takasaki, ma le sue traduzioni dopo un po' lasciano perplessa la cantante. Come sempre, infatti, nei suoi concerti, anche a Tokyo, Baez tiene dei discorsi tra un brano e l'altro, sia per spiegare le canzoni che sta per interpretare, ma anche per raccontare i motivi del suo antimilitarismo. Diverse cose, però, ormai non le tornano più. Non sente mai il suono della parola Vietnam in giapponese quando lei lo pronuncia. Poi il pubblico ride in momenti in cui avrebbe dovuto ascoltare con attenzione e partecipazione le cose gravi che stava dicendo. Anche la successiva visita a Hiroshima vede nascere incomprensioni tra Baez e le autorità municipali, proprio in seguito alle traduzioni di un addetto locale. Gli ultimi due concerti, quelli a Hiroshima e Nagasaki, danno lo stesso incomprensibile risultato. Negli ultimi giorni della lunga tournée, riservati un po' al turismo, la cantante conosce un suo ammiratore, un certo Tsurumi, che l'accompagna ad alcune manifestazioni culturali e forte della sua conoscenza dell'inglese. Ovviamente la folk singer gli chiede spiegazioni sulle stranezze del pubblico nei concerti e Tsurumi, che aveva assistito a due di questi concerti, le racconta che il traduttore Takasaki aveva completamente travisato le sue parole. Anche alcuni spettatori giapponesi che conoscevano l'inglese e che poi vedono la registrazione, no, del concerto in televisione, si accorgono che la traduzione è volutamente alterata. A quel punto la vicenda finisce sui giornali. La stampa giapponese scopre che Takasaki era stato contattato da un sedicente funzionario della CIA, tale Harold Cooper, interessato a evitare che i concerti di Joan Baez diventassero degli amplificatori di idee antimilitariste e antiamericane. E in più l'ambasciata USA aveva minacciato Takasaki di revocargli il visto d'ingresso negli Stati Uniti in caso non avesse collaborato. Così il traduttore aveva ceduto. Anche la stampa statunitense finisce per occuparsi del caso. Il New York Times riferisce addirittura che questo sedicente Cooper avrebbe dato prova di conoscere la famiglia di Takasaki e avrebbe fatto intendere che collaborare sarebbe stato meglio per il traduttore e per le sorti dei suoi cari. Il Washington Post riporta poi la dichiarazione dell'ambasciata americana a Tokyo, in cui si dichiara di non avere mai interferito con l'attività di Takasaki e di non avere alle proprie dipendenze nessun Harold Cooper. E così Joan Baez scopre qualcosa che non avrebbe mai immaginato, cioè che le ingerenze del governo del suo paese nella propria attività musicale arrivavano anche in Giappone. Ma lei
non è una donna che si lascia intimidire facilmente. Così tra incarcerazioni, concerti, dichiarazioni in cui conferma di essere spiata, brani musicali impegnati e apertamente schierati, si arriva al 27 aprile 1976, quando Joan Baez decide di vederci chiaro e fa una richiesta di accesso al suo dossier, quello tenuto aperto per lunghi anni dall'FBI. Ecco, questa richiesta è resa possibile proprio dal FOIA e tuttavia non riceve risposta. Allora, il 18 ottobre dello stesso anno, Baez fa ricorso al tribunale distrettuale e il 18 febbraio 1977 sospende il procedimento in attesa che l'FBI definisca la questione. Il successivo 21 marzo finalmente l'FBI consegna alla cantante 365 fogli che la riguardano, ma ne trattiene altri per motivi consentiti dalla legge. Baez allora fa un altro ricorso amministrativo e così ottiene altri 145 fogli. E va avanti. Ad aprile i fogli rilasciati dall'FBI arrivano a 1075. Ma è soltanto molti anni dopo, nel 2017, dopo che gli archivi nazionali avevano rilasciato una serie di documenti ritenuti collegati all'omicidio del presidente Kennedy, che si è scoperto, da alcune nuove carte, che Joan Baez avrebbe avuto una storia d'amore con Martin Luther King. Pensate, ovviamente non era assolutamente vero, ma ecco il punto. Questa inesistente storia d'amore per il professor Claiborne Carlson del Martin Luther King Jr. Research and Education Institute dell'Università di Stanford faceva parte di un'attività molto nota all'epoca, cioè una campagna diffamatoria e di minacce nei confronti del reverendo King, condotta dall'FBI mentre lui era ancora in vita. Con buona pace dunque di chi è convinto che i documenti rilasciati tramite la legge sulla libertà di informazione, soltanto perché segreti, contengano sempre l'assoluta verità e nient'altro che la verità. Ma ci sono persino questioni più grandi di quelle di cui abbiamo detto, che ci devono spingere alla prudenza nel pensare che questo accesso totale agli archivi governativi, per quanto desiderabile, sia la panacea per tutti i mali. E così arriviamo a uno dei casi più controversi della ricerca d'archivio, storica o complottistica che sia. Lo sapete bene, l'omicidio di John Kennedy. Il caso è talmente complesso che per spiegarlo bene nei minimi dettagli, oltre a tutto quello che ho scritto nei miei libri, da qualche anno ho iniziato una serie molto impegnativa qui sul mio canale YouTube, di cui finora sono usciti 7 episodi e ce ne saranno altri. Non è ancora finita naturalmente, ma ogni episodio, lo sapete, richiede moltissimo lavoro. Ed è una serie per cui, oltre alle mie ricerche, mi avvalgo anche dell'aiuto del maggiore esperto italiano in materia, Diego Verdegiglio. Anche se è difficile dissipare certe nebbie create ad arte sulla vicenda, ogni volta io cerco sempre di mettere dei punti fermi su ogni questione, risalendo sempre alle fonti originali, verificandole, mettendole a confronto con altre fonti. Proprio a proposito delle fonti originali, però, è stato a distanza di quasi 30 anni dall'assassinio del presidente nel 1992 che il Congresso americano ha approvato una legge che dispone la raccolta sistematica dei documenti sull'assassinio Kennedy. Questa legge impone l'ordinamento di tutti i documenti relativi all'omicidio in una singola collezione da mantenere presso la National Archives and Records Administration, il NARA come viene chiamato. La collezione che è stata raccolta finora, per quanto sia ancora incompleta, occupa un volume di circa 57 metri cubi e contiene 5 milioni di pagine di documenti, fotografie, registrazioni audio, filmati e molto molto altro. Come ci ricorda Sam Fossum della CNN, la legge è arrivata in porto anche a causa dell'eco suscitata dal film di Oliver Stone, JFK, un caso ancora aperto, che pretendeva di ricostruire la vicenda mentre in realtà dava voce alle più disparate teorie complottiste. Dopo che il 27 giugno 2023 è stata portata a termine l'ultima revisione dei documenti ancora secretati, oramai solamente l'1% dei documenti del caso Kennedy rimane non consultabile per il momento. In realtà questo traguardo avrebbe dovuto essere raggiunto nel 2017, ma prima Trump e poi Biden hanno posticipato il termine ultimo per la declassificazione, su consiglio di CIA ed FBI e altre agenzie per la sicurezza. Altri 21 documenti sono stati rilasciati il 24 agosto dello stesso anno e nessuno vieta che altri ancora saranno resi pubblici nel prossimo futuro.
man mano che ovviamente cadranno gli ultimi vincoli di segretezza. Alcuni documenti sembrano essere destinati a rimanere inaccessibili almeno fino al 2029. Ovviamente l'iniziale segretezza dei documenti e poi questo ampio lasso di tempo necessario perché fossero rilasciati hanno fatto sì che nascessero le più disparate teorie del complotto proprio sui documenti nascosti. Nel 1998 lo storico Athan Theoharis, in una nota contenuta nel rapporto finale del comitato di revisione dei documenti sull'assassinio, faceva notare: esiste un diffuso sospetto sulla disposizione da parte del governo dei documenti sull'assassinio di Kennedy, derivante dalla convinzione che i funzionari federali, uno, non abbiano reso disponibili tutti i documenti del governo sugli omicidi, nemmeno alla commissione Warren, al comitato Church, al comitato per l'assassinio della Camera, e due, che abbiano pesantemente oscurato i documenti rilasciati sotto il FOIA al fine di coprire chissà quali sinistre cospirazioni. Possiamo ritenere ragionevole che qualcuno pensi che la frase "tutti i documenti della commissione Warren, ad eccezione di quelli che contengono informazioni sulla dichiarazione dei redditi, sono ora disponibili al pubblico con solo piccole correzioni", ecco, questa frase sia nient'altro che un gioco di parole per nascondere un segreto di portata eccezionale, impossibile da rivelare. Ma c'è, purtroppo, chi è andato davvero oltre il lecito. Cosa dobbiamo dire, per esempio, della convinzione, qualcuno la chiama una tesi, del giornalista David Lifton, che nel suo libro Best Evidence afferma che il corpo di John Kennedy sarebbe stato alterato nel tragitto tra l'ospedale di Dallas e la sala autoptica a Bethesda. Si tratta di affermazioni che vanno contro tutte le evidenze antropometriche, che invece confermano che il corpo era proprio quello del presidente Kennedy. Ed è ragionevole, secondo voi, che tutte le foto e le radiografie raccolte in tantissimi anni siano state tutte quante alterate per dimostrare che qualcosa non corrisponde alla realtà? Robert Gröden e Harrison Livingstone, nel libro High Treason, sono convinti, o almeno dicono così, che un cecchino abbia sparato a Kennedy dal davanti. È una storia che vedremo anche nella nostra serie. Il prossimo episodio sarà proprio dedicato al terzo sparo, a quello che secondo alcuni sarebbe arrivato dal davanti. Ebbene, sono convinti che alcune foto del cadavere siano false, perché le ferite non corrispondono evidentemente con un colpo che sarebbe dovuto arrivare dal davanti. Ma tutto quello che è disponibile, tutto quello che è stato verificato e raccolto in tutti questi anni indica che la struttura ossea che le fotografie mostrano è quella di un solo e unico individuo, il presidente, e lo stesso vale per le impronte digitali. E di nuovo una cosa analoga la si può dire per le radiografie dell'autopsia di Kennedy, che combaciano con quelle fatte nel corso di tanti anni per altri motivi quando era ancora vivo. E c'è chi è davvero convinto che tutte le 22 radiografie conservate in diversi ospedali e studi medici siano state modificate proprio per avallare le tesi strampalate di Lifton, di Gröden e di Livingstone. Insomma, anche questa volta non c'è niente da fare. Il FOIA ha permesso di rendere pubblici, di ordinare, di conservare masse smisurate di documenti sull'omicidio Kennedy, ma la mentalità complottista non è mai soddisfatta. Per quanto il processo di declassificazione proceda, chi ha una propria tesi precostituita continuerà per sempre a chiedere nuovi documenti, convinto che da qualche parte, una volta scoperti e portati all'attenzione di tutti, si rivelino una specie di santo graal della verità, finalmente senza più ombre né dubbi, con il nome in bel stampatello del vero assassino del presidente Kennedy. E così siamo arrivati alla fine di questa panoramica sulle applicazioni del FOIA. Forse possiamo a questo punto trarre qualche conclusione, parziale per carità, però se non altro sensata. No, come abbiamo visto e come anche abbiamo intuito, la possibilità di richiedere qualunque documento della pubblica amministrazione, tranne quelli vincolati dalla segretezza, permette di avere accesso e controllo sulla vita amministrativa e politica di un paese, promuove una maggiore trasparenza dei poteri pubblici, diventa pure una specie di freno morale verso la corruzione, perché
spinge chi governa ad agire con moralità o comunque in maniera legale, un po' come il famoso esperimento della Honesty Box, vi ricordate, l'ho raccontato nel libro La scienza dell'incredibile, quello che si è svolto all'università di Newcastle. In mancanza di un bar, no, in quell'università mancava il bar, e allora per prendersi un caffè c'era una macchinetta, però bisognava pagare le capsule, no? Allora l'Ateneo che cosa ha fatto? Se volevi un caffè lo potevi prendere, fartelo da solo e poi lasciare i soldi in una cassettina. Ecco, quando nei pressi di questa cassettina è stata sistemata la fotografia di due occhi, così, attaccata, si è visto, con una telecamera nascosta che osservavano, si è visto che i pagamenti sono stati superiori alla media rispetto a quelli che venivano fatti quando non c'era il ritratto dei due occhi. Un po' come dire che se ci sentiamo osservati, anche semplicemente da una fotografia con due occhi, beh, siamo portati a comportarci in una maniera più onesta. Ma tornando insomma ai benefici del FOIA, ecco, questa iniziativa, questa legge incoraggia anche la democrazia perché incita la cittadinanza a informarsi e a partecipare. Ecco, però, nonostante tutte queste cose sicuramente buone e giuste, troveremo anche dei buchi, no? Documentari che sono dovuti, come dicevamo, a dei vincoli di segretezza, necessità di sicurezza nazionale o magari necessari per non violare la privacy di qualcuno in caso di un documento che non contiene chissà quali rivelazioni ma ha dei dati personali o dei dati sensibili. In più, non dimentichiamocelo, molte carte finiscono distrutte o perse, non perché nascondiamo chissà quali segreti, per carità, ci sono stati anche quelli ovviamente, ma più semplicemente, come capita in qualunque amministrazione pubblica, si produce talmente tanta carta ancora oggi che non si sa più dove metterla. Conservare tutto quanto in maniera coerente è impossibile. Quindi non è né logico né sicuro cercare conferme ai nostri pregiudizi nei documenti che vengono rilasciati, che magari vediamo come la panacea di ogni male, no? Come dicevamo. Abbiamo visto che i documenti sono redatti da altri esseri umani, da persone come noi, con tutti i pregi e difetti, e che spesso, anche se sono perfettamente autentici, classificati come segreti, redatti da persone autorevoli, dicono solo una quantità di sciocchezze, se non delle vere e proprie falsità. Insomma, possiamo affermare che il FOIA, il Freedom of Information Act, e quanto divulga, non è qualcosa che ci consente in maniera, no, categorica di separare il vero e il falso, come se avessimo in mano una spada affilata. La bontà dei documenti che vengono rilasciati dipende dalla loro coerenza interna, dalla capacità di analizzarli, di studiarli, ponendoli nel loro giusto contesto. Se vogliamo parafrasare le parole di Jack Beauregard, cioè il personaggio interpretato da Henry Fonda nel finale di quello spaghetti western noto come Il mio nome è nessuno, non tutti quelli che ti buttano dei documenti addosso lo fanno per farti del male, non tutti quelli che ti tirano fuori dai documenti lo fanno per farti del bene, ma soprattutto quando sei nei documenti fino al collo, stai zitto. A volte sul serio potrebbe rivelarsi conveniente farlo, soprattutto se cerchiamo di capire come stanno veramente le cose. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio naturalmente i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido gratuitamente qui e sugli altri miei social. Come fanno? Beh, sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, venite anche voi, contribuirete in maniera concreta alla realizzazione di questi e di tanti altri progetti a cui sto lavorando. Parteciperete anche voi alle mie scelte strategiche, no? Vi confronterete con me su una chat segreta, diciamo così, dei naviganti, dove io tutti i giorni converso con le centinaia di naviganti che già sono presenti. Allo stesso tempo avrete accesso anche a tantissimi contenuti esclusivi, sono ormai più di 500, e anche alle anticipazioni. Venendo sull'isola sapete prima quello che starà per succedere nelle mie iniziative, nelle mie attività, e avrete tante cose che naturalmente non posso condividere altrove. Nella sigla finale poi di questo episodio trovate i nomi di alcuni dei sostenitori che ci permettono di realizzare strane storie, e chissà, magari presto potrebbe esserci anche il vostro nome.
Quindi per ora noi ci fermiamo qui, ma ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13.30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto! Ne ho conosciute di persone immature, sa? Sì, ma non è che gliel'avessi chiesto, eh? Beh, ma le assicuro che nessuno era così immaturo come la mia ex moglie. E come mai? Me lo dica lei. Ogni volta che facevo il bagno, entrava e mi affondava tutte le barchette. Eh certo.